Gian Piero Gasperini, l'Atalanta riparte con una vittoria, così come aveva finito prima di questa sosta forzata. Sì, anche con un'ottima vittoria, perché la partita non era sicuramente semplice, un po' perché riprendevamo dopo tanto tempo, un po' per il valore dell'avversario, che è indubbiamente una squadra molto pericolosa, nelle ultime gare aveva fatto particolarmente bene, però i ragazzi oggi sono ripartiti da dove ci eravamo interrotti e l'hanno fatto molto bene, giocando un'ottima gara e questi 3 punti per la nostra classifica sono importanti. Mister, Sassuolo è partito subito in quarta, giusto per tentare di mettervi in difficoltà, però avete retto bene. Sassuolo ha presentato una squadra molto offensiva con degli attaccanti di valore, veloci, che possono mettere in difficoltà qualunque squadra, l'hanno fatto soprattutto nelle ultime gare. Noi sapevamo che se fossimo stati capaci di reggere questa fase, poi dopo avevamo le possibilità di renderci pericolosi, di vincere la partita, come spesso abbiamo fatto un po' contro di loro. Però bisogna sempre giocare bene tecnicamente, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto dei buoni gol. Ce n'è stato tolto uno che non ho capito. C'è stato. Vabbè, stiamo attenti. Sì, c'è stato poi anche l'arbitro che è andato a rivedere il rigore, questo ha Sì, brutti causato poi segnali, anche la non sua era caso in questa espulsione. partita di essere così interrotta, è sempre in una direzione, perché se vogliamo c'era ancora un rigore su Pasalic, però non è quello il punto è che dobbiamo stare attenti, non dobbiamo avere niente, però è meglio che pensare male è peccato, ma a volte si azzecca. Mister, Gavi Stadium, l'Atalanta è ritornata a giocare a casa sua senza pubblico, una partita, la prima dopo tutto quello che è successo, e insomma il sorriso che avevate promesso ai bergamaschi l'avete regalato. Un primo sorriso un po' così, però bello per dire vabbè, siamo qui, ripartiamo da dove ci siamo interrotti. Questo sì, e poi è chiaro che certe cose non si potranno mai cancellare, però il calcio, che è comunque un intrattenimento, una passione incredibile, può aiutare anche a ritrovare un po' di soddisfazione. La soddisfazione più grande indubbiamente l'avremo quando la gente potrà tornare allo stadio, perché giocare in queste condizioni è veramente un peccato e perde tantissimo lo spettacolo. Immagino oggi una vittoria così con il pubblico sarebbe stata tutta un'altra cosa.